la prende per il collo così, la bacia. Mohamed Galul bacia Alice. A parlare è uno dei testimoni chiave dell'inchiesta sul suo omicidio, probabilmente l'ultima persona ad averla vista viva oltre al suo assassino. Alice e il suo collega di lavoro che parlavano, io quella sera lì ero lì, sono arrivato lì che erano le 9 di sera, sono stato lì parecchie ore anch'io perché ero lì nella sala slot. Atteggiamento c'era fra i due? Delle volte atteggiamento normale, delle volte atteggiamento un po' come litigioso. Ho avuto la sensazione che discutessero? Sì, delle volte sì, ho detto sono stati lì tanto tempo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ho visto Alice e suo collega che si sono alzati e si sono appaltati vicino dove c'è questa sala slot, che c'è anche un'edera, c'è come un cespuglio. Lì di fianco che c'è anche un cancelletto, lì vicino, e che si baciavano. Quindi lei ha visto Alice che baciava il suo collega? Sì, sì, anche molto appassionatamente. Ecco. Quindi ne è sicuro? Sì, sicuro 100%. Questa persona che si baciava con lei è partita, è andato via lui. È arrivato un'altra persona, per un ragazzo moro, alto. Questo ragazzo tunisino era dentro la sala slot. Era lì che discuteva anche con uno lì delle macchinette. Cioè, cosa voleva? Forse voleva giocare nella sua macchinetta, no? Ma lì in quel momento lì no, era alterato. Per litigare per una cosa del genere, che se lì vuol dire che la persona è alterata su qualcosa, vuol dire che era ubriaco a questo punto. Vedo che arriva a piedi a tutta velocità anche, picchia attorno al vetro, lei tira giù subito il vetro, la prende per il collo così, la bacia, poi dopo lui chiude, lei chiude il vetro, lui va su con lei in macchina dalla parte. Quindi fa il giro e sale dal lato del passeggero. Del passeggero e poi partono tutti e due e vanno via. Questo ragazzo che lei ha visto arrivare, moro, alto, secondo lei è Mohamed Galul? Adesso lui si era girato di schiena, per me sicuramente era lui, 99%.